Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Mario e Luigi Bowser Inside Story. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati la scorsa puntata con noi che abbiamo fatto un giretto qua dentro il corpo di Bowser e abbiamo trovato un nuovo attacco speciale oltre alla chiave per quella porta lì, che è sostanzialmente un elettrone. Io tornerei pure indietro dai Toad solamente per curarmi, ma per 10 monete e sinceramente neanche per rifarmi il giro. Mangiatevi i funghi e statevi buone. Quindi, ora che abbiamo full vita e è passato un giorno, quindi spero di essere un attimo risistemato rispetto a ieri che ho fatto l'episodio ed ero totalmente devastato. Speriamo che oggi ce la giochiamo bene. È tutto aperto, passiamo, dai. Oh, ma guarda, si è aperta un'intera nuova zona. Chissà dove dobbiamo andare. Effettivamente, a sapere che adesso si apre tutt'altra zona, andavo davvero dai Toad a curarmi. Vabbè, già che siamo qui, proseguiamo e vediamo dove finiamo. Perfetto. Credo che Bowser possa smettere di bere acqua, tra l'altro. Non penso ci serva più. Ecco fatto. No. Luigi, dove sei finito? Eccoci qua. Siamo nella zona della gola di Bowser, in pratica. Dove adesso gli sistemeremo la bocca per fare in modo che lui sputi nuovamente fiamme. La cosa divertente è che sto nemico... poi lo troviamo davvero nuovamente poi nel bosco ed è una cagata. Questo è uno dei mostri che vive nella foresta selva fosca. Bowser l'avrà ingoiato senza accorgersene, però è davvero tanto grande. Sarà merito dell'alimentazione. Guardate, quel mostro blocca le fiamme di Bowser. Luigi! Una martellata! Una lingua! Oh, i pidocchi! Questa battaglia tra l'altro è anche divertente e... cosa che non mi ricordo. Noi abbiamo in teoria questo nuovo attacco, ma in pratica dovrebbe essere immune il nostro nemico visto che sta bloccando delle fiamme infernali. Io lo provo, con la consapevolezza che potrebbe non funzionare. Dai però, Luigi! Cosa succede? Perché non... non ho capito perché è andato così lento. Aia, che male! Ehi! La cosa divertente è che se noi avessimo colpito Dorastella se la sarebbe presa con noi. Perché perde... forse perché vado troppo veloce. Può essere. Non capisco perché perde il colpo Luigi quando lo schiaccio. Vabbè, ascolta, per... Mario. Porca di quella miseria oggi. Per quel poco che fa i fiori di fuoco in questo giro, tanto vale continuare a colpirlo con i salti. Ecco fatto. Tanto è un nemico facile, non è... non è niente di... Da chi volerà? Da Luigi. Dicevo, è un nemico talmente tanto semplice che... a sto punto tanto vale che continuo a saltargli addosso e... buona serata a tutti. L'ha lanciato da lui, no, da Mario. Perché non guardo gli occhi di questo tizio? O meglio, li ho guardati ma sembrava l'avessi lanciato verso Luigi, ti giuro. Totalmente, ero convinto. Oh, perché coi tempismi fa schifo? Da chi va? Da Mario, ecco fatto. Allora, non vorrei che in realtà ci sia qualche problema di input, perché mi sembra
che io li stia premendo giusti i tasti, eppure ci sono dei momenti in cui non mi sembra che prenda il comando nel modo corretto. Poi magari sono io che invece sbaglio, ma mi sembra che stessi andando decentemente. Fungo vita. Allora Mario, oh che bello, già saliti di classe, ottimo. Adesso puoi indossare due tipi di equipaggiamento. Benissimo, benissimo, già questo è tutto un premio. E non lo so, io ti aumenterei la difesa se potessi, ma abbiamo solo dei 4. Bello! Era l'unico numero alto che ho visto e ho detto vabbè, puntiamo i baffi. Sia mai che alla fine qualcosa ci possa aiutare. E anche Luigi che è salito di classe. Luigi, io non ho veramente idea di cosa aumentarti a te. I baffi ho visto un 6 o sbaglio? Bello! Madonna mia! Almeno iniziamo ad abbassare un po' i costi degli strumenti e di tutto quanto quello che compreremo. Ai ai ai, ho abbassato la guardia. Grazie per avermi di nuovo salvata. Ehi, sputa di nuovo fiamme e vai. Ehi, che è successo? Adesso riesco a sputare fiamme. Avevi ingoiato un mostro che ti bloccava il condotto delle fiamme. Davvero? Ma l'abbiamo eliminato, adesso puoi sputare le fiamme quanto ti pare. Ci sai fare, piccolina? Che ne pensi di diventare una dei miei sgherri? Preferisco di no. Ma guarda che te ne penti. A proposito, come ti chiami? Come mi chiamo? Sì, come ti chiami? Io mi chiamo... mi chiamo... Cosma. Cosma? Che nome strano. Vabbè, non stavamo parlando del mio nome. Hai ragione. Poco fa hai detto che abbiamo, giusto? Vuoi dire che c'è qualcun altro lì dentro con te? Davvero l'ho detto? Non mi ricordo. Vabbè, non importa. Finalmente posso fare fuoco e fiamme come mi pare. Guarda la mia potenza. La principessa Peach non è qui. Pazienza, dobbiamo stare qua e lasciarci portare da Bowser per un po'. Chissà che non succeda qualcosa nel suo corpo. Va bene. Posso sputare fiamme con Y come una volta. Ridurrò in cenere tutti gli ostacoli sul mio cammino. Comincerò bruciando tutti gli alberi qua vicino. E ha pure fatto la rima. Di qua. Che bello. Finalmente abbiamo la possibilità di sputare fiamme. No, smettila. Non era quello che dovevi fare. Dicevo, Bowser? Dicevo, io tornerei un secondo indietro giusto per bruciare gli alberi che c'erano nel percorso precedente. E già che ci siamo, diamo un po' di fuoco anche ai nemici che incontriamo. Non mi ricordo se c'era qualche albero che ci bloccava qualche percorso. Forse sì, forse sì. Allora, c'era di sicuro nella sezione precedente, quella dove abbiamo incontrato l'essenza cosmica. Ok, già abbiamo trovato un albero. E dove finiamo andando da questa parte? Non mi ricordo. Scopriamolo subito. Ciao. Abbiamo fatto uno shortcut per caso? Oppure abbiamo effettivamente trovato qualcosa? 50 monete. Wow. Strano ma vero, non è riapparso nessun nemico. Forse perché con Bowser bene o male eravamo sempre nella stessa zona e quindi il gioco non li ha ricaricati. Ok, rieccoci nella caverna da dove siamo arrivati. Usiamo il Varkran. Giusto solo per non rifarmi il percorso. Poi a ritroso faccio tutti con le fiammate e saliamo un attimo di punti esperienza, che ovviamente sapete non è granché quello che otteniamo in queste zone iniziali, ma è già qualcosa. Allora, dobbiamo passare di qua perché c'era questa specie di membrana che ci bloccava il passaggio. Ecco fatto, vediamo che cosa si nasconde da questo lato. Un guscio battaglia e delle zanne brucianti. Ottimo. Forse, ripeto forse, se Bowser lo facciamo salire al livello 6 anche lui sale di classe. Non ne sono sicuro. Scopriamolo subito. Che tra l'altro, se non ricordo male, appunto gli manca poco per salire di livello, ma quello lo scopriamo adesso.
Oh, ma i nemici? Scomparsi tutti? Davvero? Non riappare neanche un nemico? Comunque, qua c'erano degli alberi che ci bloccavano il passaggio. Vediamo che cosa si nasconde dietro questo pontile. Ah, la zona... Probabilmente, esatto, abbiamo fatto uno shortcut, wow. No, ma la cosa strana è veramente che non ci sono nemici. Altra zona con gli alberi, aspetta. Ok, qua ci sono le X. La cosa strana è veramente che non ci sono nemici, che non riappaiono più che altro. Ecco, vabbè. Senza contare questi qua piccolini. Dove sono finito? Ah, ecco. Ecco, ne è apparso uno. No. Ah, ho sbagliato, va bene. Ah, ma va. Vabbè, qua è stata colpa mia. Perfetto, riproviamo ad andare col giusto tempismo. Ok, sbagliato, ma c'eravamo quasi. Dai, su, vieni. Perfetto. Saliamo di livello? No, ci servono un altro po' di nemici prima di salire di livello. Vediamo se ce n'è qualcuno. Wow, 5 monete, ma ci figata. E basta? Solo un Goomba cicciottoso? Ah no, ce n'è un altro. No, vieni qua. Ecco fatto, e c'è anche un altro blocco. Aia. Devo beccare i tempismi giusti. Perfetto, col fuoco mi sembra che sia molto più facile da prendere. Abbiamo bisogno di un po' più di nemici per salire di livello. Vediamo. 10 monete. Oh, un altro Varkran. Che culo. Però almeno l'abbiamo già trovato. Che strano. Che non ci sono nemici più che altro, quello intendo, che non riappaiono. Poi oh, magari è perché siamo sempre nella stessa zona e quindi il gioco non li ricarica al momento. O appunto perché non vuole, sai, farti livellare più del dovuto prima magari di affrontare il boss di questa zona. O magari semplicemente non riappaiono e fine. Salviamo. Benissimo, Bowser ha riacquistato la possibilità di sputare fiamme. Ha ottenuto due nuovi equipaggiamenti e direi di vederli subito. Abbiamo il guscio battaglia che ci aumenta un bel po' la difesa e non sarebbe male. E le zanne che invece fanno il fuoco più potente. Non male, ma al momento ci è inutile. Quindi signori, vi ringrazio a tutti per avermi seguito come al solito. Se volete dirmi qualcosa sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti.